storia vorrei mettere un punto perché intanto voglio dire, al di là di qualche polemica che magari è stata impiantata così per questo caso, questa verifica andava fatta senza remore. Ci sono state segnalazioni in questi anni che meritavano meno di queste, cioè le verifiche erano meno importanti di questa. Qui per analogia, per modo di quello che era la situazione, andava fatta. Ovviamente il metodo che i russi pretendevano non era sicuramente un metodo che io avrei accettato, perché loro il DNA ce l'avevano di Olesia, però non lo passavano a noi, se non che io dovevo andare in quella trasmissione a fare quel teatrino, cosa che non avrei mai potuto fare, non mi sarei mai prestata a questo. E infatti l'unico metodo per accelerare i tempi è stato chiedere il gruppo sanguigno. Sappiamo che il DNA è importante ed è necessario, però il gruppo sanguigno almeno serviva per evitare il prossimo step eventualmente. Quindi su quello ci siamo battuti. E Frazzitta, devo dire, è stato molto bravo in questo perché comunque ci ha speso nottate per fare ciò con delle persone che non hanno magari il nostro modo di fare, i nostri dialoghi. Quel format di trasmissione invece richiedeva tutt'altro. Ora dico un'altra cosa, perché non si è subito proceduti a dare tutto in mano alla procura nell'immediatezza? Perché con erogatori e cose varie, dovevano passare mesi. E quindi io non potevo aspettare mesi per sapere, perlomeno per avere un primo indizio, se quella ragazza fosse o non fosse mia figlia. Allora, Piera Maggio ieri sera ha dichiarato, era da parecchio tempo che non parlava davanti le telecamere, ospite di Chi l'ha visto, ha detto: io non mi sarei mai prestata a quel teatrino. Riccardo. Sono parole che mettono a confronto una doppia realtà. Da una parte quella che è il dovere da parte di Piera Maggio della verifica, il dovere della speranza, il dovere di continuare a cercare Denise. Dall'altra parte invece quelle che sono le esigenze totalmente estranee a quella che è la grammatica della verità da parte della televisione russa che ha spettacolarizzato quello che era un processo pensato per essere scandito per un pubblico. E quindi Piera Maggio ha fatto benissimo a dire queste parole e d'altra parte a ribadire che nel momento in cui ci sono delle possibilità, queste possibilità vanno affrontate, vanno percorse, perché soltanto questo può dare la pace a una madre che cerca il proprio figlio. Allora, vediamo, ricordiamoci quel momento in cui Frazzita ad un certo punto dice no, non è lei, non è Denise. Mi scusi. Questa ragazza cerca la madre. Noi desideriamo semplicemente sapere il gruppo sanguigno. Se il gruppo sanguigno coincide con quello di Denise, bene, se non coincide niente. Allora, se state a questi accordi, che oltretutto sono stati vergati dall'avvocato di Olesia poco fa via mail, se stanno a questi accordi, bene, altrimenti mi sembra veramente una, si chiama pantomima quella vostra, pantomima. È divertente il gioco, ma non per noi. La presunta madre può guardare un attimo il gruppo sanguigno, aprendo la busta. Non funziona così. L'accordo è che voi ci date il gruppo sanguigno e noi ve lo confermiamo. Questo è. Se voi volete in questa maniera, se non volete, vi saluto. Basta, semplice, no? Io sto salutando, io vi sto salutando, ok? Quindi o mi date il gruppo sanguigno o vi saluto. E poi qui Frazzita ad un certo punto dice: facciamo i seri.
Scusa, è molto semplice il discorso. Qui non stiamo a giocare con le vite delle persone. Noi non siamo in Russia, siamo in Italia. Se fossimo stati in Russia, venivamo in trasmissione. Esiste la pandemia, noi non possiamo muoverci dall'Italia perché dobbiamo fare la quarantena. E allora abbiamo pensato, facciamo un lavoro più semplice. Dateci il vostro gruppo sanguigno. Se ce lo volete dare, bene. Se non ce lo volete dare, vi saluto oggi stesso. Che dobbiamo fare? Ma non si gioca con le vite delle persone. Scusate, ma voi state facendo un gioco che non è assolutamente un gioco che a noi italiani piace. È chiaro? Noi desideriamo il gruppo sanguigno, lo volevamo in via riservata. Avete voluto fare lo show? Benissimo, dateci il gruppo sanguigno e vi diciamo in diretta se il gruppo sanguigno è uguale a quello di Denis Pipitone. Dopodiché faremo il DNA e lo faremo come lo vorrete voi. Ma intanto dateci il gruppo sanguigno. Non facciamo giochi di nessun genere noi in Italia. In Italia siamo seri. Lo show domina su Vladimir... Ieri l'ha detto Piera Maggio, non mi sarei mai prestata a questo teatrino, però Frazzita, devo dire, è stato veramente bravo. Sì. Sì, la televisione pubblica può avere funzione pubblica, ritrovare delle persone, ricongiungere dei familiari, ma qui è un'altra cosa. Qui si tratta di una trasmissione che voleva fare il primo piano a una donna che è straziata dal dolore e dal dubbio di sapere dov'è sua figlia, farle il primo piano mentre aprivano una busta per dire se Olesia era sua figlia o meno. La TV russa già sapeva che quella non era sua figlia, perché se quella era sua figlia, perché loro avevano già il DNA, comunque gliela avrebbero potuto dire anche prima, e sicuramente Piera Maggio con questa buona notizia sarebbe volata di corsa, certo, dalla Sicilia in Russia per riabbracciare sua figlia. Invece loro già sapevano che quella non era sua figlia, e quello che volevano far vedere alla TV russa era la delusione scolpita, il dolore scolpito nei tratti di una donna delusa dal fatto che quella ragazza non era sua figlia. Io credo che ci debba essere un limite anche a un certo tipo di format. Io penso che per quello che riguarda i dati sensibili, la malattia, esami del sangue, DNA, non si debba speculare. La TV russa aveva un solo interesse: far diventare famosa questa trasmissione anche in Italia, aprire il mercato pubblicitario anche in Italia. E io penso che quando si fa sciacallaggio solo per motivi economici sul dolore di una donna che cerca sua figlia, credo che abbiamo oltrepassato il limite. Ha fatto bene Piera Maggio a non andarci, ha dimostrato una grande dignità anche nel dolore, anche nella disperazione di una donna che è disposta a tutto pur di ritrovare sua figlia, e soprattutto, permettetemi di dire, anche dell'avvocato, perché comunque è riuscito a gestire una situazione non facile, mettendo un punto a una situazione che si sarebbe potuta protrarre nel tempo anche per tante puntate, cioè dicendo ve lo diciamo la prossima puntata, no ve lo diciamo, invece hanno messo un punto almeno, certo, dicendo che quel gruppo sanguigno non apparteneva a certo, Denise. Allora vediamo l'immagine in cui poi Frazzita dice no, non è Denise, ok? E non è il gruppo sanguigno di Denis Pipitone. Siamo veramente dispiaciuti di questa cosa. Però in ogni caso spero che possa venire in vacanza in Sicilia la dolce Olesia, che possa trovare veramente i suoi genitori. Non è il gruppo sanguigno di Denis. Ecco qua, e allora così l'ha detto, non è Denise. Allora ritorniamo a quello che ha dichiarato ieri sera Piera Maggio, sentite. Noi vogliamo la verità, noi vogliamo giustizia, ma soprattutto non ho mai perso la speranza di riabbracciare Denise. Non l'abbiamo mai persa, è sempre viva ed è con noi. Però fammelo dire, in questi giorni sono un pochino più rincuorata dal fatto che sono emerse ultimamente dalla bocca di un PM che vi ha lavorato sin dal primo momento dell'indagine di Denise, e sono emerse quelle incongruenze, quelle anomalie che io ho sempre gridato in questi anni. Dico gridato perché
Certe volte ho fatto delle interviste in passato dove io ero veramente adirata, perché tutto quello che non emergeva in quei momenti era inspiegabile. Adesso c'è qualcuno che comunque spiega che quelle anomalie c'erano ed esistevano e non erano normali. E poi continua e dice: sin da subito in questa indagine c'era qualcosa che non andava. Io purtroppo su tante cose ho tanto da dire, avrei tanto da dire, perché sin da subito abbiamo notato che c'era qualcosa che non andava in quell'indagine. Io in questo momento non voglio colpevolizzare nessuno, però è pur vero che io mi sono affidata a quelle persone, a quella procura. Ovviamente devo fare una precisazione molto importante. Sicuramente in questa indagine su Denise ci sono state delle persone che ci hanno messo anima e cuore per trovare mia figlia, altre che magari non erano competenti nell'affrontare il caso di un sequestro di una bambina, e altri che comunque lì dentro non dovevano stare in quell'indagine perché non, anziché di aiutare, non favorivano l'indagine. Quindi assolutamente voglio precisare questa cosa, perché non si dica che tutti sono stati coloro che non hanno aiutato o hanno depistato. È importante che ci sono quelle persone che ci hanno speso anima e cuore e nottate per far sì che Denise tornasse a casa. Coloro che non hanno, aiutato, che hanno depistato, Lugli. Ci sono parole pesanti come pietre. Io capisco il dolore, lo strazio di questa signora, Piera Maggio, ma alza un po' la voce. Ricordiamoci che sono piste che sono state battute. Che cosa dice sostanzialmente Piera Maggio, di cui, ripeto, a cui offro tutta la mia solidarietà? Dice che gli indagati successivamente assolti, lo ripeto fino alla nausea, sono stati avvertiti e di conseguenza nelle loro conversazioni sapevano di essere ascoltati e hanno depistato volontariamente le indagini con quelle famose, come dire, intercettazioni prese che poi furono scartate. Poi c'è la vicenda del testimone sordomuto che avrebbe detto, sei importantissima, che avrebbe detto che la bambina era in braccio a suo nipote e che i due si allontanano verso il mare. Se è così, sappiamo che cosa è successo, ma purtroppo in corte d'assise questa testimonianza non è stata ritenuta accettabile. Il nipote ha sostenuto che lo zio non è in grado di comunicare in nessun modo, neanche col linguaggio dei segni, e di conseguenza io ho la vaga impressione di questo, che all'inizio, ricordiamo, non si indaga su un sequestro, all'inizio si indaga su una bambina scomparsa. Quindi le indagini vengono prese un po' alla Saint Fason, si è allontanata, ritorna, è quello che succede sempre in questi casi, quando non c'è un testimone che vede qualcuno portare via un ragazzino. Quindi sono stati fatti un sacco di pastrocchi, verissimo, ci sono state incompetenze, assolutamente sì, queste incompetenze sono dolose. Sono volute? È questo che io penso. Dire. Allora, visto che l'hai citato, Battista della Chiave, l'interrogatorio appunto di questo signore sordomuto, che tramite il linguaggio dei segni racconta ad un certo punto di aver assistito al rapimento della bambina da parte di un uomo. Ma era una sua nipote quella bambina? Bambina, parente, famiglia, bambina, figlia. Bambina. No. Non era una parente. Foto. Se la vedo la riconosco. Mostriamo una foto che è questa presa da internet che ho sul telefonino. Gli stiamo mostrando la foto di questa bambina. Vediamo se la riconosce. Mostriamola. Sì, no. Cioè lui sta riconoscendo questa bambina? Cioè lui l'ha vista questa bambina? Piccola. In braccio ed è scappato questa bambina. Era con una canottierina, faceva freddo ed era avvolta. Ecco, Gianloreto Carbone, di chi l'ha visto, ha incontrato l'uomo, il nipote di Battista, e la moglie, entrambi dicono che Battista non capisce nulla, che addirittura li stanno mettendo nei guai. Intanto mio zio è sordomuto, non capisce il linguaggio dei segni ed è impossibile che abbia detto una cosa del genere.
Intanto ci devono essere le c'era prove. C'era una signora esperta di dialogo col sordomuto. Sì, ma lui non capisce il linguaggio dei segni, non ha mai studiato, quindi non lo sa come il discorso. Non lo capiamo noi, né i familiari, quando parla, figuriamoci un interprete, che l'interprete può capire il linguaggio dei segni, non lui. Giuseppe nega, lui non ha mai visto Denise, non l'ha mai tenuta in braccio, non l'ha mai portata via su uno scooter. Suo zio non conosce il linguaggio dei segni e l'interprete, di conseguenza, non lo poteva comprendere. Eppure, quando Gialloreto Carbone chiese lui stesso, a Battista della Chiave, se riconoscesse la piccola Denise, lui confermò. Era quella? No, lui no. Sì. Poi visto che andava via, poi non ha saputo più niente. No? Si è andato fuori. Si è andato, si è allontanata la bambina, prima non ha visto più niente. Mamma! Verso in direzione madre. Però lui ovviamente non sa dove sta, nel senso che ha visto. Suscitando però, a un certo punto, una reazione adirata della moglie, che gli urla, mi stai mettendo nei guai. Un capisci niente! Un capisci niente! Un capisci niente! Però lui ha detto che Pino... Un capisci niente! Lui mi ha arrabbiato! Stai mettendo nei guai! Alle guai che mi sta mettendo, alle guai! No, basta, dai. Alle guai che mi sta mettendo. Battista della Chiave non è stato ascoltato come teste dai giudici di primo grado, né è stato ammesso in appello. Oggi Battista della Chiave non c'è più. Dimmi Vladimir. No, semplicemente, per carità, però fare questo abbinamento, uno certo, è sordomuto e quindi non capisce nulla, lo trovo offensivo. Cioè, certo. Uno sordomuto capisce benissimo, c'ha la testa, appena gli hanno fatto vedere la fotografia ha detto di sì, che allora, Piera Maggio, ieri sera, aspetta che poi ti faccio la domanda, Mirella, Piera Maggio, ieri sera, in merito alla testimonianza di Battista delle Chiave, ha detto esattamente questo. Andava sicuramente ascoltato e protetto, proprio perché era una situazione molto, molto delicata, un po' ricollegandomi anche a quello che stai dicendo tu. L'uomo, infatti, accusava direttamente il nipote. Sentite. Un signore che comunque è stato lasciato in balia della famiglia stessa, perché non dimentichiamo che comunque accusava lo stesso nipote, il nipote che poi entrava ed usciva dalla sua casa, un parente prossimo. Quindi era un qualcosa di molto delicato, magari andava, da inesperta lo dico, ma andava magari trattato con un modo un po' più delicato, magari subito agire immediatamente e cercare di cristallizzare tutto da subito. Ecco Mirella, perché... Sì, tra l'altro non è vero che non capiva, perché l'abbiamo visto che rispondeva prima, l'abbiamo visto in una di queste immagini e rispondeva chiaramente con, come dire, come poteva e si faceva capire benissimo. Allora io però vorrei dire che Piera Maggio ha dato anche degli elementi nuovi ieri sera, perché ha detto gli inquirenti, ha detto tre cose sugli inquirenti. Primo, sì, si sono comportati benissimo. Secondo, alcuni sono stati, come dire, molto disattenti, hanno agito con grande superficialità. Terzo, ha detto, ci sono alcuni che però, non sappiamo perché, adesso diciamola così, hanno avvertito i testimoni che erano intercettati e quindi bisognerebbe scavare in questo, chiamiamolo, fango. Questo è un elemento molto, ma molto importante. Lei addirittura ha detto, gli agenti, cioè quelli che sanno, parlino, facciano proprio come hanno fatto durante il caso Cucchi, che poi sono stati alcuni agenti a testimoniare. Quindi questa cosa mi sembra molto, ma molto interessante, no? Perché, scusami, perché lei ha puntato un dito, diciamo, su una cosa, tutto sommato, direi, in cui scavare, nuova in un certo senso. Piera Maggio ha fatto una cosa molto importante, cioè non ha dato delle indicazioni confuse, come spesso accade sull'onda del dolore, ha dato delle indicazioni precise. E noi, anche in questo senso, abbiamo appena visto delle immagini. A volte la televisione ha una funzione di svelare le cose in maniera diretta. Abbiamo visto un signore, sordomuto o meno, che ha riconosciuto immediatamente la bambina. È un dato oggettivo, è un dato oggettivo, è un dato visivo di riconoscimento immediato che propone un tema di lucidità.
Sì. Ora, sostituirsi ai giudici e agli investigatori è sempre un esercizio fallace, però rimarcare quelli che sono dei dati oggettivi è dovere anche della comunicazione. Certo, ecco, poi ha continuato in questo lungo racconto, prima del sequestro di Denise ho subito dello stalking da parte di alcune persone. Sentite. Eh sì, certo. Quello è importante. Quello che oggi viene chiamato reato dello stalking, io l'avevo subito, allora non era un reato, l'avevo subito tempo prima del sequestro di Denise. Ho dichiarato, ed è tutto agli atti, che Jessica Pulizzi era solita a passare dalla strada via Castagnola, la strada dove la Denise non ha mai fatto ritorno, quotidianamente, ogni giorno, più volte al giorno. Tant'è che si è pensato poi che magari lì nella strada più avanti ci abitasse la sorella dell'allora ragazzo Gaspare Galeb e si è pensato magari che andasse lì. Poi si è verificato, non era così. Lei non passava da quella strada per andare a trovare la sorella di Gaspare Galeb. Poi aggiungo un'altra cosa, tutte le volte sia Anna Corona, in particolar modo Anna Corona, più volte ha incontrato pure mio padre, una volta glielo disse pure a mio padre, sono dichiarazioni che lui ha fatto all'epoca, ha incontrato alcuni miei parenti dicendo che me la faceva pagare, poi è successo che Jessica Pulizzi mi ha squartato tutte e quattro ruote della macchina. Inoltre c'è stato un incendio in un'erboristeria, che è un'erboristeria appartenente a mia sorella, e lì non ci sono stati ignoti, cioè erano ignoti perché non si sono trovati colpevoli. Quindi ci sono state una serie di vessazioni, il che quando è scomparsa Denise, cioè è stata sequestrata Denise, io immediatamente lo dissi ai due marescialli che lì erano, quando io sono entrata dentro casa e ho visto i due marescialli, sono stata io che gli ho detto a loro di Denise chi fosse e li ho indirizzati io ad andare a casa di Anna Corona, e quindi loro si sono recati alla casa di Anna Corona appunto perché gliel'avevo mandati io, perché per me nell'immediatezza non potevano essere altri che loro. E poi così conclude, quando ci fu l'eclatante errore della perquisizione in cui sbagliarono praticamente appartamento e si è saputo anni dopo. Corona conosceva benissimo l'appartamento dove abitava la sua vicina di casa, poiché quando all'epoca era sposata con Pietro Pulizzi vi abitava proprio in quell'appartamento, quindi lei conosceva gli ambienti di quella casa. Poi in un secondo momento quando si sono separati lei è andata a abitare al secondo piano dello stesso stabile, quindi in maniera agevole poteva fare. Aggiungo un'altra cosa, mentre in quel momento si sono recati le autorità, polizia e carabinieri si sono recati informalmente lì a visionare quella casa, a casa invece dove abitava Piero con sua madre, lì hanno rovistato tutto. Quindi gli hanno aperto gli armadi, gli hanno aperto i cassetti, gli hanno visto tutto il locale, i locali. Quindi lì francamente non so se avevano il mandato di perquisizione. Però questo lo dobbiamo dire al mio legale, perché in questo momento non ricordo. Però andarono ad entrambe le case. Di quella appartenente dove vi abitava Pietro Pulizzi dalla madre e dove vi abitava Anna Corona, che poi li ha fatti accomodare in un altro appartamento. Ecco, alla luce di questa lunga intervista di Piera Maggio a Chi l'ha visto, io vorrei ripartire all'inizio di questa storia della televisione russa, di questa pantomima, come è stata definita dallo stesso avvocato Frazzita, e vorrei ricordare la prima volta in cui questa ragazza appare alla televisione russa cercando la madre. Ho aspettato tanto i miei genitori, pensavo che quella zingara fosse la mia mamma, e invece no, lei non era mia madre. Niente, non è mia mamma.
Hanno fermato Alessia Rastova in provincia di Mosca, quando girava con degli zingari e chiedeva l'elemosina vicino alla stazione. Hanno arrestato la zingara che considerava sua madre e hanno scoperto che non aveva i documenti per la bambina. La polizia ha scoperto che la zingara ha rubato un neonato nel reparto di neonatologia. Dopo questa scoperta l'hanno portato in un orfanotrofio. Alessia Rastova ricorda. Mi ricordo quando mi hanno portato in orfanotrofio. Ero molto, molto sporca. Mi hanno rasato a zero perché ero veramente molto trascurata. Ero piccola ancora. Mi ricordo che portavo ancora, mi sembra, i pannolini. La bambina non aveva né nome né cognome. All'orfanotrofio l'hanno chiamata Alessia Rastova e dopo un po' l'hanno adottata. Hanno guardato tanti genitori adottivi. La bambina aveva una cicatrice sopra il sopracciglio e anche il viso era un po' graffiato. E chi la guardava vedeva anche tutto questo e quindi rifiutava di adottarla. Quando l'ho vista, ho chiesto se potevo prenderla almeno per un weekend. E dopo questo weekend è rimasta da noi. Fino a oggi Alessia non ha mai saputo da dove viene. Non sa niente dei suoi genitori.